Vai, Presidente. Prima vedevo inquadrato un ragazzo lì che ha un outfit che quasi quasi vorrei proporlo per il Grecia Verona. Sta parlando di Johnny Puttini, presumo. Me lo potete inquadrare? Sì, è ad hoc per la nostra trasmissione, ha visto? Volevo proprio vedere che magari, eccolo qua, è un outfit che mi interessa questo qua. Se poi mi date il contatto del ragazzo, perché voglio che... Ma lui cosa fa esattamente? Beh, Johnny, vuoi rispondere tu? Cosa fai esattamente? Ma io nella vita faccio l'arbitro di wrestling, faccio. Ah, ho capito. E poi? Cosa, ma di lavoro? Eh beh, faccio quello, in giro per il mondo. Presidente, è rimasto un po' indietro. Guardi che ci sono... E ha tantissimi anche follower, tantissimi... Sui social è molto, molto attivo. Ma infatti, quindi... mi sembra di averlo visto in compagnia di un noto medico. Eccolo qua! No! Ma Johnny, ma come hai fatto ad avere la foto anche con lui? Ma è stato durante il tour americano. Sono andato in Texas e sono entrato nella clinica. Adesso dovrei anche tornarci, perché dopo, insomma, da quando sono tornato in Italia, dopo una parentesi australiana asiatica, diciamo che ho iniziato a mangicchiare. Però alla fine sono andato dentro così, giusto per vedere se c'era davvero sto dottore. E c'era. Mi ha ricevuto. Il problema è che quando arrivi alla cassa dici: sono l'arbitro di wrestling dall'Italia, mi può ricevere. Mi ha ricevuto davvero, non sapevo più cosa dirmi. Vedi, fantastico. Scusa, ti interrompo un secondo. Scusi, Presidente. Bravo, Johnny. Perché io adesso ho capito che è il dottor Nosa, mi sembrava albano. Non so se... In aeroporto in America è stato davvero scambiato per albano. Lì per lì pensavo che fosse l'albano nazionale. Tutti a chiedere la foto con lui pensando fosse albano. Invece... Quindi esiste davvero quello studio medico, Johnny? C'ho anche i bigliettini da visita, se dovesse, non so... Servire è comodo, dietro l'angolo. Texas. Vado in Texas a perdere quei 2-3 kg che ho messo su. Ma dicevi, appunto, non ti ha fatto lo sconto comunque perché eri arbitro di... No, ti ha ricevuto e basta. Mi ha ricevuto e basta, ma per fortuna, dai, perché mi prendeva parole. Di solito prendo botte, no, agli eventi. Lì prendevo parole, mi andava anche meglio. Ma... Chissà com'è la parcella, però. Uno dimagrisce già solo, credo, vedendo quella. Ah, sì, lo so, ma non posso dirlo qua, ma so. Sono informato, ma diciamo mani avanti. Veniamo invece anche a un po' di cronaca. Abbiamo detto, abbiamo commentato, adesso commenteremo ancora questo 0-0 alla fine del primo tempo fra Verona e Napoli, ma si è scatenato tutto il mondo social per la presenza di Johnny Puttini. Sentivo anche prima i due Matteo, no? Scapini e Gianello, che erano incuriositi dalla vicenda, perché Johnny, parliamo un po' di te in questo intervallo, perché hai veramente una vicenda particolare. Cioè, tu sei arbitro internazionale di wrestling. Sì, esattamente. Tra l'altro, prima di partire per il mio ultimo tour in Australia e in Asia, ero venuto proprio qua, in questi studi. Abbiamo anche vinto, abbiamo portato bene. Vedi, dai. Scusa, Johnny, per caso hai portato delle foto da vedere, magari così? Ma siamo curiosi. Sicuramente se la registro. Ecco qua, qua. Tipico wrestler australiano. Quale sito? Quale sito ti, Johnny? Quale sito? Quello dietro io che sta mangiando l'erba. Quello dietro che sta mangiando l'erba. Era il mio periodo da vegano, quello, da vegetariano. E vedete, sono di spalle perché non voglio farmi riconoscere dalla nonna che vuole che mangio il polpettone, no? Allora dicevo, è così, ecco. Qui dove avevi preciso della zona australiana? Non mi ricordo, eravamo nell'Outback, praticamente Occhio la foto bello, intera, qua sono io, però, nella gabbia della morte, che mi sono fatto immergere con un coccodrillo da 6 metri. Wow. Que- quell'altra mi deve sposare l'anno prossimo, la ragazza vicino a me, che poverina. Basta il coccodrillo. Sono quelle l'uomo, il primo Tiger Mask, a Tokyo. Questa raccontacela un attimo, perché mi dicevi prima nel fuori onda tu hai contatto quindi con l'azienda del... Allora io ho lavorato per la New Japan in Australia e Nuova Zelanda, mi sono anche allenato in Nuova Zelanda per questa federazione, poi girando il mondo, diciamo, ho conosciuto un po' tutti i miei idoli, appunto questo è il primissimo uomo tigre, quello che proprio si vedeva ai tempi del catch, io non c'ero neanche ancora. Poi ho conosciuto Hulk Hogan, ho conosciuto tantissimi miei eroi d'infanzia, però questo ovviamente è un'icona. Qua siamo a Bovolone col titolo del mondo di wrestling, questo è un mese fa. Sì, a luglio, vero? Inizio luglio c'è stata questa importante manifestazione, racconta. Per me arbitrare il titolo del mondo di wrestling è il mio sogno, quello proprio vero, quello dei film appunto della National Wrestling Alliance, dei film con Zac Efron, che aveva Ric Flair, e farlo a Bovolone è stata la cosa più impensabile, perché in Italia non era mai stato portato questo titolo, no? Farlo nel mio paese nativo, quando l'hai fatto in tutto il mondo, capito? È stata una cosa emozionante, è stato davvero... ancora non ci credo che è successo a Bovolone e che sia successo, ecco. Ma visto che accomuna anche tanti ragazzi, no? Eccolo qua, il Hogan!
Eccolo, sì, qua. Eccolo lì, eccolo qua. Lì, bravi, bravi sto dalla regia. Sto cantando con Hulk Hogan qui, sto cantando, canto malissimo, tra l'altro l'ho scoperto quella sera. No? Un po' dalla faccia di Hulk Hogan si vede, e non vorrei essere nei tuoi panni perché se ma lui si mi ha fatto cantare al karaoke Volare, e io non sapevo le parole di Volare, capito, perché ascolto rock, così, mi devo vergognare. Allora mi ha detto, tranquillo, ti mettiamo le parole, mi ha detto. Mi ha presentato l'arbitro di wrestling, mettono quella dei Gypsy Kings, che è in spagnolo. Io non so, inizio a cantare in veronese, non parlo le parole. Cognare, oh, me la ricordo. E alla fine mi strappo la maglietta sul palco con Hulk Hogan, c'è proprio il video che gira su internet, se uno va a vedere. Ma meraviglia. Però stono così tanto che uno appena vede il video gira, capito? Tipo la... E questa? Che foto è? Ah, qua è sempre da Bovolone, sto cercando di dire uno le di frese loro. Quelli, le frese. Esatto. Ma ti ha mai fatto volare fuori? Sì, ma succede tantissimo, tantissime volte, per questo che la gente si diverte e poi mi segue. Mi viene quasi voi di spaccare una bottiglia in testa. Per stare in tema. Siamo in Giappone, qui siamo in Giappone, alla Kyushu, in un palazzetto a Kagoshima. Beh, posso dire, appunto, il wrestling in Italia è arrivato proprio negli anni 90, no? Già inizio anni 90, già prima anche, dici? Già prima, tra l'altro, è bello che a livello popolare, appunto, col catch negli anni 70-80 è arrivato, poi c'è stato il wrestling WWE americano con Dan Peterson al commento, certo. Ma tra l'altro il wrestling come lotta libera in Italia veniva praticato ancora prima che diventasse popolare in altre zone del mondo. Vedi, questo... I più grandi campioni in Australia, per esempio, tutto il wrestling ha portato un italiano che è emigrato, ha iniziato a praticarlo prima in Sud America, poi in Australia, e si chiama Mario Milano, che adesso ovviamente... No, sapevo che c'era un particolare modo, avevo visto un film interessantissimo, tra l'altro, e in Messico è uno sport praticamente... C'era dove c'era quello che... Ti ricordi? Frate bravissimo, tanto bellissimo anche. Il wrestling è molto popolare. Sì, è diventato... La Juve proprio oggi ha regalato una maglia a Rey Mysterio. Ha fatto un omaggio, quindi Carnera, si sta già preparando. Carnera ha finito la carriera facendo wrestling. Quindi parliamo di... Carnera era l'epoca del fascismo. Quindi, mi pareva di aver visto sui social una foto dove era uno che ti spaccava una chitarra in testa. Esatto, e là nella schiena, vero? Sempre dopo averti sentito cantare? O... No, a Bovolone c'è questo lottatore che la botta è l'Undertaker, la botta è John Cena, la botta è tutti sulla schiena, e alla fine l'ha fatto anche a me, stranamente che sono l'arbitro, la gente contentissima, perché il bello è che agli eventi viene chi mi vuole bene, ma viene anche chi, magari chi mi vuole male, così, capito? Sappiamo come accaparrarci tutta la fetta di biglietti, capito? Bisogna dargli qualcosa a chi mi vuole male. Una domanda, la chitarra è la del cartone o è la vera? No, è vera. Urca! E senti a spaccare la chitarra che è lì. Quanto ho avuto per vedere qua a lottare? Ah, te vede, 500 euro più 4 chitarre. No, speravo che fosse finta sul serio, invece no. Ha fatto il concerto, tra l'altro. Guarda, adesso che è una foto che gira probabilmente. Anche i video. E volevo chiederti però, perché già incontrare ragazzi appassionati, no, di diventare arbitri dei vari sport non è mai facile, proprio perché l'arbitro ha un ruolo abbastanza particolare. Come ti è venuto in mente di fare l'arbitro di wrestling e come ci sei riuscito? Che magari tanti ragazzi anche che ci ascoltano potrebbe anche interessare questo. Beh, sicuramente quando ho iniziato questa disciplina, questo cammino, diciamo, da arbitro, non pensavo di prenderne così tante nel corso degli anni. Cioè, se no avrei cambiato rotta, capito? No, da ragazzino seguivo il wrestling con una certa passione con mio papà, appunto. E ho capito che non ero fatto per fare lo sportivo, per prendere altre carriere. E questa passione l'ho coltivata prima aprendo un forum, ricoprendo altri ruoli. E sono andato a allenarmi prima a Verona, c'era una palestra che non c'è più al tempo, poi all'estero, migliorato, e un sogno dietro l'altro li ho inseguiti, con tanti sacrifici, tante volte cadi a terra come in tutte le discipline, inseguendoli, perché non è semplice, sono tante le porte che ti si sbattono in faccia, ma tante anche le soddisfazioni, ecco. Bellissimo anche questo messaggio, perché penso che accomuni un po' tutti gli sport, credo che anche Matteo Scappini, Matteo Gianello, Massimo anche nel suo campo abbiano affrontato... Ma cosa? Matteo Scappini è uno che è andato avanti parurtoni! Ma non essere così ma cattivo. Sì, e giocava con me in busa, e questa volta si è fatto male la punta titolare, e ha detto, chi è? È che scarponde Scappini! Ma perché ci allenava Filippi, allenatore cattivo. Ma ottimi ricordi di lui come calciatore. Invece, grazie Johnny, perché abbiamo visto che sei davvero un fenomeno sui social, su Instagram, Facebook. Possono trovarti, no, nelle tue pagine ufficiali. Sì, tifosissimo giallo-blu, perché tu sei di Bovolone. Sono di Bovolone, tifo giallo-blu, addirittura...
volevo fare, usare una divisa giallo-blu per fare l'arbitro a Verona, ma però non mi è stato consentito. Dalla federazione, immagino. Sì, esatto. Comunque, sei di Bovolone, Massimo Giammarino, mi dicevi, lo studio dov'è che ce l'hai da fisioterapista? Che ci potrebbe essere, non si sa mai. Ce l'hai a? Sì, sì, a Legnago. A Legnago, sì, sì, quindi Johnny, alla prossima chitarra. Alla prossima chitarra, telefona Massimo e noi ci siamo. Faccio sapere. Grazie. Invece quello che è su tutti i social in assoluto e ci ha portato bene, perché diceva che insomma è stato in occasione anche di un altro 3-0, Johnny Puttini, hai una popolarità straordinaria, è veramente... No, dicevo, a Sydney dimentica di andare per un po', Tokyo, va a Ponton e resta qua. Una volta che sono venuto qua, dopo sono partito una settimana dopo. E non puoi, cioè... dopo c'è la Juve, vuoi andare. Ma adesso hai in programma qualche altra... Ora sono un attimo fermo, ripartirò da Cipro nel mese di ottobre, che avrò un paio di spettacoli a Cipro, e poi sarà tutto un... Il problema è che ho il matrimonio l'anno prossimo. Bello. Cose, no? Sarà contenta la moglie che ha detto il problema. Il problema è che ho il matrimonio. No, no, sono felice. Scusa, questo, chiaro. No, problema, scusa Johnny. Scusa Johnny. La moglie gala una chitarra. Gli scondo in casa, gli scondo in casa. Sai il violoncello quello grande. Esatto. Sapevo che il nostro Leone andava lì. No, quindi esatto, hai in programma questo. Ora sto scrivendo altri libri, perché faccio anche quello nella vita, mi sto un attimo riposando, perché l'evento che abbiamo organizzato a Bovolone mi ha portato via energie e tempo privato, cioè da quando sono tornato dall'ultimo tour in Asia e Oceania, che è durato un anno, non mi ero neanche riposato. Poi a ottobre ripartiamo in quinta, ho tanti progetti, tante cose che bollono in pentola, ecco, dai. Ma ti faccio un po' questa domanda, ma anche insomma no, perché noi siamo abituati al wrestling che... Sembra anche un po' anche una grande recitazione, è proprio uno spettacolo, insomma. Invece ci hai un po' sconvolto, perché tante pacche poi se le danno, tipo la chitarra. No, ma i colpi sono veri, i colpi, solo che sappiamo come incassarli, ci alleniamo per non farci, non dico non farci male, ma per non recare danni al corpo, capito? Siamo degli stuntman, nel vero senso della parola, dico siamo, io da arbitro, in verità mi sono allenato come lottatore, no? Anche perché avete visto le schitarrate, me le becco anch'io. Addirittura in Australia c'è un video dove mi lanciano, io faccio una capriola sopra una atleta in volo, devi essere allenato, anche perché se la regia ovviamente riesce, ma stanno già facendo dei miracoli, insomma, ogni tanto mandare anche qualche foto, perché è una storia che ha incuriosito molto anche gli altri nostri ospiti quest'oggi. E hai detto anche una cosa bella, perché l'abbiamo detto anche per i ragazzi, no? Chi volesse intraprendere delle varie attività, anche l'arbitro quindi si prepara in modo non indifferente per poter fare l'arbitro di wrestler. L'arbitro, se vuole, come gli atleti, ma come in tutte le discipline, se vuole raggiungere determinati obiettivi, quindi non vuole essere preso per quello che lo fa il venerdì sera, certo. Deve comunque allenarsi, fare tanti sacrifici e soprattutto sbagliare, perché mi è capitato di sbagliare in giro per il mondo, beccarmi parole, eccetera, ma è tutta la scuola che ti costruisci, capito? A me rimane in mente che alla mia età, appunto, quando che... ho iniziato, capito, a 16 anni, 17, invece di andare il sabato sera magari a vedere il concerto con gli amici, certo. Io tornavo a casa pieno di lividi, capito? però alla fine tutto è stato ripagato, sacrifici, dedizione, impegno, e dopo i risultati vengono, capito? E questo è bello, è veramente un messaggio che vale davvero per tutto, quindi grazie Johnny, e anche stai convincendo anche Matteo Scapini ad aprirsi delle pagine, lui che dicevi social zero. Niente. No, ci pensa già mia figlia. No, già, quindi no, va troppo tempo perso, pensieri, no. Però una palestra di wrestling la vuole aprire. Quello è una palestra di chitarre sulla schiena. Poi ovviamente Scapini. Biglietti da visita, diceva, scusa Leone. Scapini, sei un boomer. Poi biglietti da visita a profusione, proprio lanciati dagli elicotteri di Massimo. Ho già che... lanciato, ho già attaccato il business, potrebbe essere, vero? Ho chiesto se in queste cose in giro per il mondo hanno il fisioterapista al seguito, non sa mai, vero? Ti faccio un'altra domanda un po' se vuoi di colore, insomma, ma c'è qualche calciatore che vedresti bene anche di quelli che abbiamo visto, non necessariamente oggi, anche come carriera di wrestler, perché non so se avete visto... Ozil, che era trequartista, insomma, grande tecnica, ha giocato in squadre importantissime, non da ultime il Real Madrid, fisico abbastanza mingherlino quando giocava,
adesso è una montagna, cioè ha fatto una trasformazione. È vero. Infatti adesso non si chiama, non lo chiamo più così, lo chiamano Godzilla. Godzilla. Io vedrei bene Lukaku fare wrestling. Comunque il portiere della nazionale della Germania di qualche anno fa aveva provato una carriera in WWE, poi non è andata benissimo, però perché appunto è uno sport diverso, un mondo diverso, preparazioni atletiche diverse, hai capito? Però Lukaku ce lo vedrei bene. Lukaku, sì, guarda, ma ti ho fatto un involontario assist perché uno degli allenatori che sentiremo fra poco, secondo me, ha voglia di avere Lukaku vicino in campo, visto che con lui rende bene e in altre squadre non altrettanto. Dicevi portiere Schmeichel, io pensavo anche quello, secondo me, come wrestler, per chi se lo ricorda. Era un portiere tedesco, vero? Non mi sfugge il nome adesso, ma era un portiere tedesco. Sì, esatto. Sì, no, ma pensando alla fisicità, mi è venuto in mente, quello poteva essere, insomma. Maier. Maier. No, Maier era magro così. Schumacher. Schumacher. Anche quello era un portiere. Schmeichel. Schumacher mi sembra che abbia fatto, però. Sì, l'ha fatto anche. Sì, ma in partita di calcio, però. Ha mandato. Anche Ibrahimovic, però, le arti marziali. Ci sono dei fisici che basta allenarli per farli diventare agili e muscolosi. Lukaku, secondo me, e i portieri in genere, partiamo dal presupposto lì. L'agilità, l'esplosività, gli mette dentro un po' di muscoli. Finché stiamo aspettando appunto gli allenatori, lo ricordiamo, per commentare ancora questo straordinario 3-0 col quale si è aperto il campionato dell'Hellas nei confronti del Napoli. Massimo, tu hai mai avuto qualche giocatore? Matteo Scappini prima faceva riferimento ai bicipiti e ai